Ciao Bomber, altra volta ti ho fatto vedere come faccio colazione. Oggi invece ti faccio vedere come faccio la merenda. Quando ti avanza qualcosa dentro al frigorifero, mo ti faccio vedere quello che ci puoi fare. Se vedete, ho preso un pane che non è nuovissimo, comunque mi era già avanzato. Le uova, scaglie di parmigiano, pomodorini secchi e pan grattato. Invece che la solita merendina tetra confezionata, te faccio vedere una piccola ricetta per arrivare fino all'ora di cena bello energico. Spacca le uova, mettici un pizzico di sale, un pizzico di pepe e sbattiamo le uova. C'ho una mano da un motorino. Non ci serviva più. Mettiamo l'uovo dentro a un recipiente quadrato. Ne prendiamo un altro e ci mettiamo dentro il pan grattato. Adesso bagniamo il pane all'uovo e lo mettiamo su un piatto. Noi ce ne facciamo due perché devo essere belli energici. Comunque, una cosa che ci tenevo a dire, io ho usato la plastica, è la prima cosa che mi sono trovato sotto mano. Però io vi consiglio di non usarla, così vi illudete di salvare il pianeta. Schiacciate un po' di porchetta e la mettete dentro. Ovviamente pure con la crosta, eh. Anche perché se non ci metti la crosta, godi solo a metà. Deve tenere a cannone fino alla sera. Pomodorino secco, un po' di scaglie di parmigiano, mettiamo il pane e premete sopra. Adesso lo passiamo nel pan grattato. Adesso mettiamo una padella, olio di semi. Scaldiamo l'olio a 180 gradi, anche perché con questi toast dovrebbe riuscire a placarvi la fame pomeridiana. A questo punto andiamo a friggere il nostro toast. Lo girate molto lentamente, non fate i soliti che zozzate tutto, Tiè. Anche perché poi le vostre mogli chiedono il divorzio. L'olio bello bollente serve per cuocere immediatamente l'uovo. Ma mo pure no, sta cosa della pastorizzazione dell'uovo. Ma perché, scusate un attimo, quando ve bevete l'uovo appena uscito dal culo della gallina, ma che pensate se è pastorizzato o no? Sono 100 anni che la gente se beve l'uova. Lo vedete come viene bello dorato? È dorato come me, luccica. Comunque lo sai che mi avete fatto pensare una cosa? Quando abbiamo fatto il video del panettone che io stavo con la pelliccia, mi avete scritto però non mi sei piaciuto con una pelliccia addosso, l'animali. Mi avete fatto riflettere e quindi, anche se l'ho pagata 5.800 euro, l'ho buttata. Non è che l'ho regalata, era giusto buttarla. Famogli famicizia. Mettiamolo su carta assorbente per asciugare un po' l'olio, perché lo sapete che a me tutte ste cose piene d'olio mi fanno quasi schifo. Io poi a merenda una firma ce la metto sempre. Oh, l'unica cosa che c'è rimasta da fare è andare a fare sto spuntino. Come grocchia. Ancora che merendine confezionate. Yeah. Questa sì che è una merenda sana. No, quelle merendine comprate. Poi dici che i vostri si ingrassano.
Io tutti i giorni amo fare questa merenda, perché ti dà veramente la carica. Però vi do un consiglio: se fate sta merenda qua tardo pomeriggio, quando andate a cena, io vi consiglio di non farvi più di mezzo chilo di pasta, perché altrimenti rimanete appesantiti. Comunque un pa' è buono vero. Mo' ti saluto e se vedete alla prossima merenda.